a tutti, oggi sono qui per presentarvi l'applicazione Vizia, di che cos'è e come funziona. Vizia è un'applicazione che permette di aggiungere sondaggi e quiz a scelta multipla all'interno dei propri video. In questo modo si potranno trasformare i propri spettatori da passivi ad attivi, migliorando anche in questo modo il contenuto del proprio feedback. Adesso ci troviamo all'interno della home dell'applicazione e andremo a loggarci nell'applicazione. Si avranno a disposizione due modalità di accesso, una tramite Google e l'altra semplicemente mettendo l'email e la password. È consigliata quello di Google perché si avrà poi la possibilità di condividere, solamente però nella versione premium, i propri contenuti direttamente su Google Drive. Questa è la schermata dove appariranno tutti i nostri video e tutto il nostro operato. Andando a premere New Video apparirà una schermata dove sarà necessario inserire l'indirizzo URL di un video che vorremo modificare. Andremo quindi su YouTube. Io ho fatto una ricerca, come fare i biscotti al cioccolato. Salviamo l'indirizzo URL e andiamo a inserirlo all'interno dell'applicazione. In questo modo premiamo continua e apparirà poi nella schermata di Vizia il video selezionato precedentemente. Ora potremo andare a modificare il video facendolo partire. Potremo scegliere di aggiungere all'interno del video in qualsiasi momento un quiz oppure una domanda a scelta multipla o dei sondaggi, appunto. Ad esempio adesso inseriamo un quiz: quanti ingredienti vengono utilizzati? E qui sceglieremo le risposte da poter far scegliere e cercheremo anche quella corretta. Una volta completata questa operazione andremo a premere salva e l'opzione verrà aggiunta al video. Una volta terminato il tutto e pubblicato il video, andando a premere questo pulsante qui, avremo la possibilità di chiedere all'inizio del video agli spettatori di darci i loro dati, l'email e il nome, e in questo modo si aprirà una pagina Google dove potremo vedere i dati dei nostri spettatori. Una volta completato il video andrete a premere preview e si aprirà la pagina con il vostro video. In questo modo, premendo play, vedremo il video e nei punti in cui abbiamo modificato appariranno le nostre domande come la gente le vedrà. Quindi ad esempio quanti ingredienti vengono utilizzati, 5, continua, mandando avanti fino alla prossima e avremo poi tutte le opzioni che abbiamo inserito. Tornando poi nella sezione dei propri video potrete cliccarci sopra e condividere il vostro operato.